amici, eccoci qui con un'altra puntata di Voglia di Festa. Siamo in compagnia di un nuovo comune, anche oggi come sempre, e oggi ospitiamo il comune di San Martino Buonalbergo. Chi c'è mai stato a San Martino Buonalbergo? Beh, dai, tutti credo, è un comune, uno dei comuni principali di Verona, credo. Della Quanti provincia. abitanti fa? Facciamo quasi 16.000 abitanti. Ah, ecco, 16.000 abitanti, quindi direi grandino, grandino. Comunque, a parte questa introduzione, io direi di dare il benvenuto subito alla nostra ospite, che è Caterina Compri. Ciao Caterina, benvenuta. Buonasera, ciao Ciao. Valentina. Lei è l'assessore alla cultura del comune di San Martino e oggi è qui per raccontarci gli eventi e la ripresa delle attività del comune di San Martino, perché a San Martino siamo sicuri che c'è voglia di ricominciare, c'è voglia di festa e voglia di uscire da questa situazione di pandemia che ci attanaglia da più di un anno, Hai vero? proprio ragione Valentina, innanzitutto ti ringrazio per lo spazio che dedicate anche a San Martino Buonalbergo Grazie a e siamo voi. molto onorati di essere qui e poter parlare della nostra ripartenza perché c'è voglia di ripartire anche a San Martino Buonalbergo. Porto il saluto del sindaco che non è potuto venire qui stasera, ha delegato me e di tutta l'amministrazione comunale e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando, quindi benvenuti, buona serata. Grazie, grazie Caterina, giusto salutiamo anche il sindaco e tutta l'amministrazione. Allora Caterina, cosa ci racconti dell'estate di San Martino? Cosa avete in serbo per Ma noi? è una bella estate. Noi siamo partiti a lavorare con la programmazione verso febbraio-marzo e abbiamo seguito un po' tutto il susseguirsi dell'andamento epidemiologico, però avevamo nell'idea di fare l'investimento, di poter partire e ripartire con l'estate. Quindi abbiamo programmato 8 eventi nei mesi di luglio e di agosto, tutti i sabati Wow. serie. Abbiamo fatto una rassegna divisa in due, il mese di luglio che è estate a San Martino, che è dedicata alla valorizzazione anche delle realtà associative del territorio, quindi abbiamo dato spazio ai loro contenitori per poi chiudere nel mese di luglio con uno spettacolo che avvia a quella che sarà la prosa vera e propria, quindi la stagione teatrale che noi faremo ad agosto. Ad agosto abbiamo palcoscenici d'agosto appunto con Arteven che ci ha curato la direzione artistica di tutti gli spettacoli e devo dire che c'è un bel palinsesto. Abbiamo poi i nomi nazionali da Marina Massironi a Cotto, a Vergassola. Wow! Sì, quindi se dopo ho un po' di tempo insomma vi dico gli appuntamenti perché le prenotazioni sono obbligatorie. Giusto? Tutto rigorosamente seguendo i protocolli anti-Covid, quindi una rassegna Covid free, sicura. Abbiamo allestito la nostra arena estiva negli impianti sportivi di Borgo della Vittoria, che sono una location molto bella, molto spaziosa, che ha le colline Marcellise, che sono appunto le colline di San Martino Buonalbergo, e quindi ospiterà questi 8 eventi per tutta l'estate. Che bello, avete un'estate piena, insomma, il Sì. teatro che è la cosa più significativa, più preponderante Sì, che avete a San San Martino Martino. Buonalbergo ha sempre investito molto sulla rassegna teatrale. Noi abbiamo il nostro teatro. L'ultima volta che siamo stati a teatro è stato il 22 febbraio dell'anno scorso, per poi esserci tornati a fine settembre, per poi di nuovo chiudere i battenti. E quindi abbiamo detto agosto lo dedichiamo al nostro teatro. Non Bravissimi. possiamo far partire la rassegna con gli abbonati, però lo apriamo a tutti, quindi ci saranno i biglietti interi a 12 euro, i ridotti a 10 euro e abbiamo ottenuto la promozione attiva per gli under 30 che potranno entrare con soli 3 euro. Mentre invece, ecco, estate a San Martino sono 4 eventi tutti ad ingresso libero. Che bello, Sì. bellissimo. E poi tutti questi nomi importanti che ci hai citato prima contribuiscono a Sì. valorizzare anche questo tipo di eventi, Sì, sicuramente. certo, Sì. diciamo che richiameranno l'attenzione. Noi abbiamo sempre avuto pubblico anche proprio dall'est veronese, quindi dai comuni limitrofi che hanno sempre scelto il nostro teatro prima di arrivare ovviamente a Verona, che
certo. Ai grandi teatri, ecco. Certo, certo. Siamo bellissimo. Sempre stati una buona alternativa per l'est veronese. Un buon punto di riferimento. Sì, beh, sì, sì. Fantastico che riparta questa realtà. Direi che non vediamo l'ora di essere a San Martino a vedere tutti questi spettacoli. Io ti aspetto. Certo, ma io verrò. Ci farai un saluto magari. Io verrò assolutamente, rappresenterò anche tutta la cittadinanza che vorrà essere lì. Perfetto. In quel momento lì e che verrà. Anzi, invitiamo tutti ad andare a vedere gli spettacoli di San Martino. E tra l'altro ricordiamo che sono tutti spettacoli all'aperto, giusto? Sono all'aperto per un pubblico fino a 200 persone, quindi ovviamente abbiamo la prenotazione obbligatoria. E, però è un bel numero per noi, ecco, perché al chiuso abbiamo spazi che per la regola del distanziamento sociale comunque non possono ospitare tanti cittadini, tanto pubblico, quindi l'aperto ci dà l'occasione proprio di poter accogliere quante più persone possibile. E ovviamente a questo punto ringrazio ancora tutta l'amministrazione comunale, perché ho chiesto come delegata alla cultura di fare questo investimento per dare un segnale al settore, perché come ben tu sai gli eventi sono fatti per avere la massima partecipazione, la massima accoglienza del pubblico. In questo particolare periodo storico deve essere contingentato e quindi limitato, e noi abbiamo voluto comunque dare il segnale mantenendo alto l'investimento, seppur con un pubblico mediamente ridotto. Ecco. Infatti, perché questo è, quindi 8 appuntamenti comunque danno anche una bella possibilità di scelta e danno insomma comunque sono molto vari. Abbiamo visto le immagini prima che facevano vedere proprio i momenti teatrali pre-pandemia. Esattamente, e speriamo, quando potevamo assembrarci felicemente. Speriamo di poter ritornare a quei numeri e a quel bellissimo assembramento. Sì, abbiamo sempre avuto una bella partecipazione, però ecco, in questi 2 anni proprio la scelta di recuperare ciò che l'inverno non abbiamo potuto fare al chiuso, e quindi dare una bella rassegna teatrale l'estate, proprio perché insomma ci crediamo ed è importante portare avanti questo tipo di cultura. Certo. Ecco, soprattutto nei giovani, perché anche il biglietto a 3 euro per gli under 30 è un ulteriore sforzo che l'amministrazione fa per dare la possibilità ai ragazzi di esserci. Ecco. Certo, assolutamente, è vero. Bravissimi, direi complimenti, verrà pensare grazie. Davvero a tutti. Grazie. E io direi che dobbiamo ricordare che quest'anno purtroppo non ci saranno le sagre nel territorio. No. Però per ovvie limitazioni. No. Noi abbiamo sempre tenuto comunque il collegamento con tutte le realtà del territorio, perché è importante, soprattutto quando si vivono queste situazioni, essere sempre in contatto comunque con i cittadini e con il volontariato, perché è il tessuto sociale più importante e che dà ricchezza ad ogni comunità. Quindi ci siamo trovati nel tempo compatibilmente a quello che ci era concesso, e loro si stanno caricando, speriamo, per l'anno prossimo, ecco, certo. In più libertà, e quindi torneranno tutte le nostre sagre di paese, che sono tante, perché poi San Martino Buonalbergo è diviso in frazioni, ogni frazione ha la sua festa rionale, sempre molto partecipata e attesa. Quindi ci auguriamo di poter tornare presto a certo. Vivere anche questa vita di comunità. Sì, ce lo auguriamo e ve lo auguriamo. Però grazie. Sappiamo che adesso magari in brevemente possiamo anche vedere che non mancherà la parte delle sagre, delle manifestazioni per quest'anno, ma sperando appunto che tornino. Sì. Però ci sono un sacco di cose belle nelle vostre piccole frazioni che vale la pena comunque vedere e visitare. Sì. Certamente. Vero? Avete degli scorci fantastici. Sì, San Martino Buonalbergo direi che non manca nulla, perché proprio dalla pianura, dai corsi d'acqua, dalle colline, è un territorio ben variegato. Quindi abbiamo per esempio il percorso della salute, che collega la frazione di Sant'Antonio alle Ferrazze, che è molto frequentato, e in questo anno e mezzo di pandemia è stato un ristoro per tantissime persone, perché qualora era consentita la passeggiata, questo è proprio un bellissimo posto salutare, di benessere, davvero. E quindi è apprezzato da tutti i nostri cittadini. Ecco, un altro bellissimo luogo frequentato anche da chi ama andare in bicicletta oltre che camminando è il parco di Pontoncello,
che coinvolge i comuni appunto di San Martino Buonalbergo, Zevio e San Giovanni Lupatoto. Noi abbiamo inaugurata la pista ciclopedonale Marco Pantani, e anche Parco di Pontoncello è un luogo visitazionale molto apprezzato e fruito da cittadini di San Martino, ma non solo. E poi abbiamo le colline di Marcellise, dove abbiamo tutti i sentieri, abbiamo il Bosco della Fratta, e sono tutti proprio luoghi all'aria aperta, quindi questo è il periodo dell'aria aperta, dove si può, è meglio proprio godersela ed evitare insomma gli spazi al chiuso. Esatto, quindi... e sfruttarli appieno, perché è l'unica cosa che possiamo fare tranquillamente e liberamente. Sì. Bene, io direi che dopo questa panoramica bellissima su San Martino, io invito chiunque ad andare a San Martino, a visitare tutte le frazioni del paese e soprattutto a partecipare a questa fantastica estate teatrale che ci aspetta. Faccio in tempo a darti qualche data. Certo, sì, assolutamente, vai. Allora, abbiamo il 17 luglio un concerto Come cieli d'Irlanda, quindi con le atmosfere un po' delle musiche nordiche, celtiche, e che è quasi sold out, a dir la verità, quindi io vi invito, affrettatevi a prenotare. Poi abbiamo alla fine di luglio, il 31, una produzione di Ippogrifo, una loro prima opera insomma per l'estate, che è Io Dante la Vacca, che l'abbiamo fatta per il 700° della morte insomma di Dante, e di Rizzi come regista, quindi questo è lo spettacolo che introduce il teatro vero e proprio. Poi abbiamo il 7 agosto Marina Massirona e Giovanni Franzoni, Le Verità di Beckersfield. Abbiamo il 14 agosto Massimo Cotto e Mauro Giovanardi in The Camerock. Poi abbiamo sabato 21 agosto Dario Vergassola e David Riondino, Raffaello, La Fornarina e altre storie, questo legato al 500° invece di Raffaello. E poi chiudiamo in bellezza con Cataclò, Back to Dance, questo è uno spettacolo molto atletico, molto armonioso, perché coincide con gli europei Under 23 di baseball, quindi sono campionati internazionali, che hanno scelto San Martino Buonalbergo per ospitare queste squadre di giovani internazionali, e si terrà proprio l'ultima settimana di agosto. Quindi diciamo che abbiamo fatto il connubio anche proprio con l'attività sportiva, essendo in un bellissimo impianto sportivo, e avremo anche l'occasione di conoscere e incontrare giovani internazionali. Ecco. Mamma mia, quanti nomi e quante bellissime occasioni per vivere quest'estate. Sì, direi proprio di sì. Direi di sì. Grazie mille Caterina di essere stata con noi. E... grazie a voi. Invito tutti ad andare a San Martino, come abbiamo già detto, e noi ci rivediamo tra poco. Non è finita la puntata, amici, c'è ancora un'altra sorpresa e un altro ospite che ci parlerà sempre di San Martino e della sua estate. State con noi, ciao amici, tra grazie poco. Grazie a tutti, arrivederci.